Ferrario e Bizotto sostituiscono Parola e Piccinini, i grandi assenti della Juve. Al Torino manca il cannoniere Florio, ma non manca l'affettuoso incitamento dei tifosi. È il 107° derby della Mole Antonelliana e la Juventus, gran favorita, non meriterà di vincerlo. Come questo, Praest sprecherà tanti altri tiri e non sarà il solo. Meglio un calcio d'angolo che un gol al passivo, così Grava ha neutralizzato l'insidia di Boniperti. Sperone sta sulle spine, ma ci penserà Nai a rassicurarlo con questa rovesciata. Alta la replica di Ferrario. Qui il Torino potrebbe segnare, ma il giovane Pratesi tira in pieno su Viola. Ancora pericoli per la rete juventina, ma Bertuccelli e Manente fanno buona guardia. Un tiro di Mucinelli e un guizzo di Romano chiudono il primo tempo. La Juve potrebbe vincere al quinto minuto della ripresa, se questa cannonata di John Hansen non colpisse la sommità del palo. Dell'attacco bianconero è il migliore il terzino Manente, passato all'ala per infortunio. A 9 minuti dalla fine, John Hansen ha nuovamente la palla del gol, ma, come avete visto, l'ha sprecata con un tiro alle nuvole. Sarà il Torino a sviluppare l'ultimo attacco sfiorando il successo. L'imprevisto pareggio che fa contenti i Granata rende di cattivo umore i bianconeri. Beccati dal pubblico, Bertuccelli e Ferrario vorrebbero farsi giustizia, ma sono celermente condotti alla ragione. In fondo, giocando male, la Juve ha preso un punto fuori di casa.